Molti sapevano, ma nessuno ha parlato. Lei chiedeva aiuto e nessuno ha raccolto la sua supplica. Lei aveva perso le speranze. Ma davvero siete venuti qui per liberarmi? Io, in questo posto, non voglio più starci. Sono queste le prime parole di una donna 67enne rinchiusa in una stanza per 22 anni a Casal Ciprano, in provincia di Campobasso. Quando i carabinieri della compagnia di Boiano hanno aperto la porta della sua prigione, questa donna, sulle prime, non voleva parlare. Poi ha sorriso per qualche istante e ha iniziato a piangere. Un pianto liberatorio. Ridotta al silenzio, erano schiaffi e insulti se parlavo senza che prima mi dessero il permesso. Un orrore quotidiano, una vita negata. I suoi aguzzini, il fratello e la cognata, quei parenti che lei pensava l'avrebbero protetta dopo la morte del marito nel 95, quando l'accolsero nella casa in provincia di Campobasso. Pochi anni, i primi, di convivenza serena, poi l'isolamento. Ci sono voluti più di 20 anni perché qualcuno in un paese di neanche 600 anime trovasse il coraggio di dirlo attraverso una lettera anonima. Lei, costretta a lavarsi non più di una volta al mese in questa vasca di cemento. Non mi facevano fare nemmeno il bagno, potevo lavarmi una volta al mese nella vasca del bucato. Una vita di schiaffi, insulti, umiliazioni, a Casal Ciprano questa donna diventa invisibile. Il racconto è un incubo. Mangiavo ciò che mi davano e richieste fatte a voce dalla finestra. Non è mai più uscita neanche da sola per andare sulla tomba del defunto marito e non le è stato mai concesso di fare due chiacchiere con nessuno. Per più di 20 anni, quasi nessuna visita medica, isolata dal resto del mondo. È rimasta reclusa in quella stanza, senza riscaldamento e senza bagno, con i muri scrostati e del cemento grezzo al posto del pavimento. D'inverno, per ripararmi dal freddo, usavo delle coperte, poi indossavo gli abiti che avevo con me quando mi trasferii.